Ciao, benvenuto su Ghira, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi vi voglio finalmente mostrare la mia prima recensione. Ci ho messo un po' a farla, ci tenevo a fare le cose per bene e ho deciso per questa occasione di recensire un modello che personalmente non ho mai visto su YouTube Italia. Se qualcuno di voi invece ha visto un video realizzato su questo modello, su questa referenza, me lo faccia sapere qui nei commenti. Come sempre, prima di iniziare, vi chiedo un pollice in su se il video vi piace e vi ricordo di iscrivervi al canale, così da essere sempre più numerosi. Che orologio sto indossando? Esattamente quello della recensione, il mio Tag Heuer Formula 1. Non si tratta di un modello che avete visto spesso. Penso che nella collezione di qualsiasi appassionato un quarzo non possa mai mancare. È l'orologio perfetto, pronto, senza bisogno di carica. Potete prenderlo, io personalmente tra l'altro suggerisco di lasciarli sempre in avviamento, nel senso che non blocco mai la corona fin quando poi la batteria non si scarica, allora lì sì, attenti e sostituite la batteria onde evitare spiacevoli fuoriuscite di liquido da parte della batteria e quindi di danneggiare il movimento. No, io non odio il quarzo. Secondo me avere un modello al quarzo all'interno della propria collezione è sicuramente un qualche cosa di utile. È un segnatempo sempre pronto che potete utilizzare anche all'ultimo minuto. Io, da questo punto di vista, lo posso prendere dalla mia scatola e subito metterlo sul polso senza dover nemmeno regolare l'ora. Quindi Non mi resta che girare la camera con anche, lo dico seriamente, un po' di emozione e farvi vedere la mia prima recensione del Tag Heuer Formula 1 al quarzo. La storia di Tag Heuer comincia nel 1860, quando Edward Heuer fonda Ure Manufaktur Heuer AG a Sandheimer in Svizzera, per poi brevettare il suo primo cronografo nel 1882. Nel 1887 Heuer inventa anche il pignone oscillante, elemento che è ancora oggi presente in tanti cronografi meccanici e che potete vedere in questa foto. Forse non tutti sanno che l'unione tra Tag Heuer e le auto, tra l'altro, inizia proprio subito a partire dai primi anni di nascita del brand. Nel 1911 Heuer deposita infatti un brevetto per il Time of Trip, il primo cronografo da cruscotto per auto. Progettato per l'uso su automobili e aerei, le due grandi sfere montate centralmente indicano l'ora del giorno, come un orologio tradizionale. Inizia così il connubio tra i motori e Heuer. Heuer continuerà a produrre questi orologi da cruscotto fino addirittura al 1980, momento in cui non sono stati più utilizzati del tutto. Il marchio è stato uno dei principali produttori di cronometri e di attrezzature per la misurazione del tempo. E per questo i suoi modelli sono stati indossati da celebrità delle quattro ruote come Ayrton Senna, Alan Prost, David Coulthard, Kimi Raikkonen e Jenson Button. Non voglio dilungarmi troppo, però la storia di questo brand meriterebbe davvero un video ad hoc. Forse arriverà. Non posso però dimenticarmi di citare, tra le date importanti per questo marchio, il 1985. Infatti, in quest'anno TAG, Technique d'Avant-Garde, acquisì Heuer, diventando così il brand Tag Heuer. TAG produce, per chi non lo conoscesse, tecnologie high-tech come la ceramica per turbocompressori per auto di Formula 1. Il marchio diventa così team sponsor della McLaren e l'anno successivo, per celebrare il connubio, viene lanciato il primo Tag Heuer Formula 1, modello testato proprio dai piloti del team. Dal 1992 al 2003 Tag Heuer è il cronometrista ufficiale della Formula 1 e nel 2004 il brand rilancia la collezione e diventa il cronometrista ufficiale di Indianapolis 500. Oggi il brand fa parte del gruppo LVMH. Se questo nome non vi dice nulla, sappiate che il gruppo all'interno del quale c'è il brand Louis Vuitton. Guardiamo ora il modello che ho deciso di recensire per voi. Si tratta del mio Tag Heuer Formula 1, referenza WAU1110FT6024. Ma solo io trovo che certe referenze siano impossibili da essere ricordate a memoria. Boh.
voglio partire da subito con il packaging, perché per me nella valutazione di un prodotto bisogna considerare tutto. Vediamo che il segnatempo si presenta con una controscatola bianca di poco valore, che protegge però una scatola in similpelle marrone con il logo inciso, sicuramente di maggior pregio. Al suo interno troviamo il libretto delle istruzioni, che non ho mai aperto, e la sua garanzia, che fortunatamente ad oggi non ho mai utilizzato. Aprendo la scatola, vediamo che l'orologio colpisce subito agli occhi. Si tratta di un modello sportivo, dove il nero fa da padrone e crea, secondo me, dei contrasti splendidi. Non trovate? Il movimento è al quarzo. In particolare si tratta del calibro 6004B, realizzato dall'azienda Ronda, che oltre che meccanismi al quarzo si occupa di realizzare anche calibri meccanici. Si tratta di un movimento che può essere acquistato circa 30-35 euro. Visto che si parla spesso di quarzi e di movimenti automatici, considerate che l'NH35, uno dei movimenti automatici giapponesi più diffusi sul mercato, costa circa la stessa cifra. Secondo voi allora ha più dignità un orologio di un microbrand con quel movimento che costa 500 euro rispetto a qualsiasi quarzo? La risposta la lascio a voi. Se pensate poi che i movimenti al quarzo siano decisamente meno complicati, le immagini parleranno per me. Lo scarto di questo modello, tra l'altro, è di meno 10 secondi al mese più 20 secondi al mese. Perfetto per avere un orologio sempre pronto da indossare e sempre preciso, ovviamente. Iniziamo a recensire l'orologio guardando le sue misure. Il diametro è di 41,5 mm, che per un orologio sportivo penso sia una misura davvero corretta. Diametro che diventa di 45,9 prendendo anche la corona. Spessore 11,9 mm, davvero poco considerando ovviamente il movimento al quarzo e il vetro in zaffiro piatto. Non c'è stato un grosso sforzo per arrivare a queste misure, ma comunque è corretto segnalarlo per dire che la sua vestibilità e la sua portabilità sono davvero ottime, complice anche un lag to lag molto ridotto, che non vede delle vere e proprie anse, ma un blocco unico che non supera i 46 mm, all'interno del quale si inserisce perfettamente il cinturino in caucciù. Continuiamo ad esaminare l'orologio. Il fondello è a vite e questo garantisce un'impermeabilità fino a 20 atmosfere. La lunetta è unidirezionale e offre un ottimo feedback di solidità, nonostante sia di fatto in plastica. Sentite voi stessi il rumore. Corona vite Easy Grip con logo inciso e cassa in acciaio satinato inossidabile. Le ali che proteggono la corona sono applicate, non sono quindi state lavorate insieme a tutta la carriera dell'orologio. Peccato. Il cinturino in caucciù con chiusura de Ployant con il logo inciso anche nella parte interna. Questo è un dettaglio che conoscerete quindi solo voi, ma è proprio questo piccolo elemento che fa la differenza con altri segnatempo e che, a mio parere, offre anche maggior valore all'orologio. Trovo inoltre che il cinturino sia estremamente comodo, soprattutto durante il periodo estivo. Questo è infatti un orologio che ho da diversi anni e che ha viaggiato con me in vacanze di ogni tipo. Si è tuffato con me nell'oceano a Los Angeles e mi ha accompagnato sulle strade americane e nei suoi deserti, rimanendo sempre un compagno fedele. Un po' è stato anche maltrattato, quindi, come vedete, non è in ottimo stato. Qualche segno del tempo inizia a vedersi. Ma che storia potrebbe raccontare altrimenti? Indici e lancette sono luminescenti, anche se non con un grande risultato e per un tempo di luminescenza che, a mio parere, è un po' troppo limitato. Uno degli aspetti che amo maggiormente di questo segnatempo è la sfera piccola dei secondi e la lavorazione che rende tridimensionale l'orologio. Un difetto, a mio parere, è aver messo il datario all'interno della sfera. Questo elemento, infatti, sovraccarica di informazioni uno spazio già limitato e lavorato. Considerate che il movimento permetterebbe di inserire il datario anche in altre posizioni. Io personalmente avrei prediletto di inserirlo in modo canonico a ore 3. Secondo me è l'orologio perfetto da indossare in viaggio, comodo se dovete tuffarvi in mare, perfetto e semplice da regolare, corona resistente e bracciale estremamente comodo. È davvero l'orologio sportivo per eccellenza, sempre se acquistato al giusto prezzo. Il suo prezzo di listino per me infatti è troppo caro. Ora non è più tra le referenze di Tag Heuer, ma costava circa 1200 euro. Io sono riuscito a portarlo a casa spendendo la metà, di più non l'avrei pagato. Devo dire, onestamente, che forse ora sarei disposto a pagarlo anche di meno, ma
Ma quando acquistate un orologio di un marchio con una storia come Tag Heuer, state anche acquistando tutti gli anni e le innovazioni, credetemi, sono molte, che questo brand ha portato nella storia dell'orologeria. Pensateci. Ora giriamo nuovamente la camera per qualche saluto e qualche considerazione finale. Eccoci. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto, che la mia prima recensione vi sia piaciuta. Ho cercato di trovare il mio modo di raccontarvi quello che è un segnatempo, soprattutto cercando di valorizzare gli aspetti positivi. Se è nella mia collezione, ovviamente mi piace, non tutti i segnatempo sono perfetti, ovviamente, quindi le negatività e le cose che non vanno bene vanno assolutamente detti, però mi piace di più essere positivo nel raccontare un qualcosa, perché come mi rappresenta di più. Se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo un pollice in alto, un like. Vi ricordo di iscrivermi a pietro@ghiera.it per farmi domande e chiedermi anche prossimamente che cosa vorreste vedere all'interno di un video. E ovviamente vi aspetto sulle pagine di ghiera.it, il sito a cui è associato questo canale YouTube, dove cerco di approfondire quelli che sono gli argomenti che tratto qui sul canale e che raccontano anche notizie molto brevi, alle volte molto asciutte, che qui non avrei modo di, diciamo così, raccontare più di quanto non faccio all'interno di poche righe sul blog. Quindi sarebbe inutile, non vi voglio davvero far perdere tempo. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata.